Una straordinaria giornata di festa e di condivisione per alunni, genitori e docenti delle classi prime IPC e ITA di Mondovì dell'Istituto di Istruzione Superiore Giolitti Bellissario Paire, guidato dalla dirigente scolastica Donatella Garello. Un'occasione davvero particolare, frutto del generoso impegno di tanti. Studentesse e studenti hanno presentato i loro lavori realizzati nell'ambito del progetto didattico inclusivo Musica per la Pace. Un laboratorio per potenziare l'apprendimento della lingua inglese attraverso il Learning by Doing, che ha coinvolto anche religione e sostegno. Il saluto della responsabile di plesso, professoressa Marina Bonelli, ha introdotto la manifestazione che si è svolta nell'aula magna ITA di Via Manera. I contenuti dell'iniziativa sono stati illustrati dalla professoressa Stefania Bottino, che si è soffermata sulla centralità dell'inclusione in ambito scolastico, e dalla professoressa Diana Danna, che ha sottolineato i valori di pace, dialogo e tolleranza che hanno animato il progetto. La professoressa Agnese Costamagna, docente di lingua inglese nelle classi prime IPC e ITA, ha puntato l'attenzione sull'efficacia dell'imparare facendo, come esperienza di apprendimento dinamica e coinvolgente. Tra news, poesie e dialoghi, tutti rigorosamente in lingua inglese, il momento clou è arrivato con l'applauditissimo coro dei 60 studenti delle prime IPC e ITA che hanno intonato all'unisono la nota canzone Zombie dei Cranberries, una preghiera laica di pace, in musica, un emozionante no alle atrocità della guerra, di tutte le guerre. Allora, lo scopo era sicuramente quello di fare un'attività didattica ma al tempo stesso inclusiva. Quindi coinvolgere materie come la lingua inglese, religione e sostegno per favorire l'inclusione e fare un'attività che facesse lavorare insieme tutte le classi prime all'insegna di una collaborazione, all'insegna del divertimento, all'insegna dell'inclusione. Questo plesso si qualifica per essere molto inclusivo? Assolutamente sì. Noi siamo due istituti all'interno di questo edificio, che sono l'Istituto Bellisario e l'Istituto Agrario. Facciamo capo al Giolitti Bellisario Paire, che è l'alberghiero di Piazza e di Barge. Noi tutti siamo un istituto assolutamente inclusivo, perché comunque abbiamo a che fare con tanti alunni con certificazioni, tanti alunni che hanno sostegno, quindi possiamo dire che la risorsa del sostegno è una risorsa su cui noi possiamo fare assolutamente affidamento, non solo per gli alunni che lo richiedono, ma diventa una risorsa su tutta la classe. E questo permette a tutti gli alunni di sentirsi assolutamente inclusi nel gruppo classe, di poter partecipare a eventi assolutamente al pari di tutti gli altri e quindi a raggiungere dei risultati anche umanamente che ci soddisfano. Noi docenti siamo soddisfatti nel momento in cui riusciamo a far sentire incluso un alunno che viene presso il nostro istituto.